La libreria, pagina 18, è in via Padre Monti 15. È un nuovo spazio e molti sono rimasti sorpresi di trovarci in questo nuovo spazio. Vi vogliamo raccontare che cosa è successo. Circa un anno fa abbiamo saputo che la libreria Palomar aveva intenzione di chiudere. Ovviamente quando una libreria chiude è sempre un dispiacere, è un presidio della cultura che viene a mancare e non è un buon segnale, soprattutto in questi tempi. Abbiamo fatto di tutto perché questo non succedesse, ma evidentemente la realtà e la situazione delle librerie a Saronno è una situazione, come in tutta Italia del resto, abbastanza difficile, per cui circa 2 mesi fa la libreria Palomar ha chiuso. Questo spazio è uno spazio bellissimo, centrale, grande, che offre moltissime opportunità, soprattutto per eventi, presentazioni, laboratori, incontri o semplicemente per chi vuole venire in libreria a sfogliare un libro, si siede e rimane un po' di tempo in compagnia dei libri. Quindi abbiamo pensato che sarebbe stato un passo importante rilevare questi locali, soprattutto perché non ci fosse a Saronno un ulteriore locale chiuso. Per rilevare l'affitto dei locali ci vogliono molti soldi. E noi questi soldi sì, li avevamo, ma li avevamo in libri. Questo è il nostro patrimonio. E quindi abbiamo pensato di proporre alla gente che ci conosceva, alla gente di Saronno, un'iniziativa di azionariato popolare. Questa iniziativa di azionariato popolare ha visto una preparazione di un mese circa. E magari lo vuoi spiegare tu. Bene. Diciamo che l'idea di base è venuta a Carla e abbiamo fatto dei conti, abbiamo cercato di capire di quanto avevamo bisogno, di quali erano le risorse necessarie per portare avanti questa iniziativa. Allora, il 15 di marzo abbiamo indetto una riunione aperta a tutti, coloro che potessero essere interessati. Abbiamo spiegato il progetto, che è un progetto fondamentalmente culturale, che coinvolge anche un'attività commerciale come quella della libreria, ma noi puntiamo e abbiamo puntato tutto su un progetto culturale nuovo. Nuovo, ampio, la creazione del più grosso polo culturale di Saronno. Il 15 di marzo abbiamo fatto la prima riunione, abbiamo avuto dei contatti personali con molte persone, per farla breve, in un mese e mezzo 37 persone, oltre a Carla e a me, si sono dette interessate a portare avanti questo progetto. A vari titoli, con cifre diverse, nel giro di un mese e mezzo abbiamo trovato le risorse per fare l'operazione. E da lì è cominciata la trattativa per avere i locali, eccetera, eccetera, cosa normalissima che chiunque voglia fare un'attività commerciale deve fare. Abbiamo creato una nuova società, proprio dal nulla, società che ha 39 soci. E da qui è partito il nostro progetto, che si è realizzato meno di 3 settimane fa con l'ingresso ufficiale nei nuovi locali. Ma il progetto culturale, che è la parte centrale di tutta l'operazione, quella è una creatura pensata, voluta da Carla, e quindi ce la spiega Carla. O meglio, perché abbiamo sentito noi come cittadini di Saronno, anche se non siamo nati e vissuti e cresciuti a Saronno, abbiamo sentito l'esigenza di creare una cosa di questo genere. Era partita da un'idea, da un'osservazione, la piazza. Non ci sono più grossi punti di aggregazione.
ed incontro. Questa è una realtà sicuramente italiana, si preferisce molto di più stare su Facebook e dialogare con un computer piuttosto che incontrarsi e guardarsi negli occhi e parlare. A partire da questo, la considerazione è stata che una libreria, diciamo che è un luogo deputato all'incontro, se intesa come luogo di cultura. Voglio dire, ci sono altre realtà per cui la libreria è un negozio dove si acquistano, dove si va, si entra, si acquista il libro e si esce. Ma è un altro discorso. Senza voler cadere nella figura romantica e retorica del libraio che tanta letteratura ci restituisce o anche i film ci restituiscono, abbiamo pensato che effettivamente un luogo come questo nel centro di Saronno potesse significare effettivamente un luogo di incontro. Cioè, si viene in libreria anche per incontrare altre persone, si viene in libreria per vedere le novità, si viene in libreria per scambiare due chiacchiere, si viene in libreria per partecipare a degli eventi e anche per suggerire degli eventi. Io credo che ci sia molto bisogno di tutto questo, ci sia molto bisogno che la gente si incontri. Io ho pensato d'inverno, piove, una giornata uggiosa, non si vuole stare da soli in casa, avere un posto dove non necessariamente se si entra bisogna comprare un libro, però un posto dove ci si possa incontrare, si possa parlare, si possa discutere, si possa scambiare idee, secondo me questo è un aspetto importante che manca molto in generale e in particolare io credo a Saronno. Discussione con alcuni dei nostri soci, no? Qualcuno ci ha detto sì vabbè, è inutile che la facciamo lunga, non è semplicemente una questione economica, è il progetto culturale che ci sta interessando, è il progetto culturale che vogliamo che sia vincente. Proprio per questo nel locale che appartiene alla libreria e che è il sottonegozio, noi dedicheremo questo locale solo ed esclusivamente alle iniziative, solo agli eventi, cioè un locale dedicato. In realtà il progetto era anche che a fronte di questo spazio si potesse costituire un'associazione culturale per gestire questo spazio. Non siamo ancora arrivati a questo passaggio, però il proposito è quello, cioè un'associazione culturale che gestisca questo spazio, che faccia in modo che ci siano eventi e una proposta culturale a Saronno, non dico 365 giorni l'anno, ma quasi. Credo che questo possa essere uno stimolo importante. Facevo prima riferimento a Facebook o per esempio ai libri, a tutto questo sviluppo della tecnologia che apparentemente può entrare in contraddizione con l'oggetto libro o con il valore libro. In realtà no. Cioè, io credo che per esempio nella polemica fra ebook e libro cartaceo io non sono convinta che esista una primazia dell'uno sull'altro, credo che le cose andranno di pari passo. Sono convinta che i libri per bambini non potranno mai essere ebook, un libro pop-up che si apre con tutte le figure, i colori, non potrà essere mai sostituito da un ebook. Sono convinta che per gente che viaggia e che viaggia molto l'ebook possa essere una soluzione. Sono due strade parallele, due necessità differenti ma che possono andare parallelamente. Per questo per esempio noi ci stiamo attivando per arrivare a una soluzione ulteriore di questo apparente conflitto, cioè il fatto di poter vendere anche in libreria gli ebook. Quindi vieni in libreria, chiedi di poter acquistare un ebook in libreria, quindi non lo devi comprare da solo su internet, digitare e mettere i dati della carta di credito e fare tutto in solitudine, ma puoi venire in libreria, scambiare opinioni, scambiare parole e ordinarti il tuo ebook. Quindi probabilmente questa è una soluzione ulteriore, come dicevo prima, a questo apparente conflitto. Volevo riprendere
questa è una delle tante cose che vogliamo fare, perché siamo al passo coi tempi e siamo al passo con gli strumenti che i tempi ci mettono a disposizione. Oggi c'è l'ebook, fra un anno, due anni, cinque anni ci sarà qualcos'altro e noi ci saremo. Una cosa che tu hai detto importante è relativa allo spazio che abbiamo di sotto. Chi ci conosce, noi siamo a Saronno da 5 anni, non siamo una nuova creatura, sa che abbiamo sempre organizzato eventi, conferenze, presentazioni di libri, laboratori per bambini e quant'altro. Nella sede precedente, perché in 5 anni questa è la terza sede, proprio per portare avanti un progetto culturale, nella precedente sede non è che facessimo di meno, anzi, ma gli spazi erano ridotti. Ecco, io una cosa che ci ha attirato molto è che lo spazio di cui parlava Carla prima è uno spazio da 80 metri quadrati. Cioè, se nella vecchia sede con 20 persone già si era un po' stretti, qui con 50, 60, 70 persone si può fare qualunque cosa e resta ancora dello spazio. E non solo, ma siamo aperti non solo verso l'interno, quindi quello che i nostri soci o amici o simpatizzanti ci possono proporre, ma anche è aperto a chi non ci conosce e ha qualcosa di interessante da proporre. Noi siamo qui per questo, siamo qui per consigliare i libri, per vendere i libri a chi li vuole acquistare, ma anche per proporre gli spazi. Caffè letterario non l'abbiamo scritto per caso, ma l'abbiamo scritto proprio per avvallare quello che diceva Carla prima. Il problema del rapporto con la cittadinanza, senza voler togliere niente a nessuno, una libreria non è un negozio qualsiasi. E il rapporto con la gente che vive il territorio, che vive in un determinato luogo, diventa un rapporto essenziale. Non casualmente abbiamo deciso di ospitare l'UNICEF. L'UNICEF di Saronno, per un problema di autofinanziamento, è stata costretta a lasciare i locali via San Cristoforo. Ci sembrava la situazione migliore poter ospitare l'UNICEF qui in libreria. Lo spazio c'è, la collaborazione è sicuramente importante, ci sembra un rapporto virtuoso, e questo rapporto virtuoso vorremmo che si potesse sviluppare anche con le tante realtà che esistono e che vivono Saronno. Dedicare uno scaffale, due scaffali ai consigli che una determinata associazione propone, dedicare uno scaffale per esempio a la Rete Rosa, che si è costituita da poco a Saronno e che svolge sicuramente un lavoro importante e inedito, a maggior ragione in questo momento in cui il femminicidio, ahimè, è all'ordine del giorno. Essere aperti effettivamente a un rapporto con le realtà, non solo con le associazioni, ma con tutte le realtà che esistono a Saronno, questo mi sembra una cosa importante. Ci sono giovani che ci hanno chiesto se potevano utilizzare lo spazio per loro iniziative, per parlare di musica, per sentire musica. Questo mi sembra una cosa importantissima. Collaboriamo con lo spazio Anteprima, che è una realtà sicuramente importante, che organizza ogni anno Banzilla, insomma, e quindi mi sembra un rapporto che deve svilupparsi ancora di più, proprio perché ce n'è la possibilità. Cioè, è veramente importante capire come un luogo fisico determini anche la possibilità di costituire un luogo del pensiero, un luogo della cultura. O meglio, per fare cultura, per pensare insieme, c'è bisogno di spazi fisici. Bene, noi vogliamo che questa nuova libreria, pagina 18, sia questo spazio fisico.
Sì, io credo che abbiamo spiegato molto bene il progetto, il nostro pensiero, eccetera, eccetera. Però c'è un problema. Io e te siamo in due. Sì. Siamo sempre stati in due. Le spalle, gli anni passano, le spalle diventano più curve. Avevamo e abbiamo bisogno di un aiuto. Potevamo scegliere un vecchio libraio in pensione che ci desse una mano, però anche quelle spalle sono curve. E allora ci siamo rivolti ai giocatori di baseball. A un giovane che sì, il giocatore di baseball, che poi ci difende anche perché ha sempre la sua mazza a portata di mano, quindi non c'è da scherzare. Vediamo se lo troviamo. È già arrivato al lavoro oggi? Sì, sì. Sì? Come sempre? Jacopo? Jacopo è il capitano della squadra di baseball di Saronno e quindi per allenarsi sposta libri in continuazione. Allora la domanda è, non perché tu sei venuto a lavorare in libreria, perché noi ti abbiamo preso, questo ce lo chiediamo ancora adesso. Però, perché hai iniziato a frequentare la libreria? Perché hai cominciato a frequentare la libreria? E cosa ti aspetti dalla libreria? Stai attento a quello che dici. Io ho cominciato a frequentare la libreria perché avevo una degenza ospedaliera da affrontare. Quindi, come le tragedie vanno di pari passo, non c'è due senza tre. Arrivavo da un infortunio sportivo e avevo bisogno libri di sostanza da leggere perché andavo incontro a 3 giorni di convalescenza in ospedale. Buongiorno. Senza farlo apposta entro in libreria, questa signora tipicamente saronnese mi insulta per le mie letture, mi consiglia altro e da lì è cominciata poi una frequentazione più o meno assidua della libreria. Dove sei sparito, perché non torni, sono 1 mese che non ti vediamo. E poi diciamo che si è cominciato a collaborare sempre di più, fino a poi arrivare alla fine a due traslochi, infatti ho detto che se si spostano un'altra volta io non ci sto più, basta, do forfè. E niente, si è arrivata questa collaborazione decisamente proficua. A parte gli scherzi, siamo felici di avere Jacopo con noi perché è un ragazzo che si interessa, è colto e migliorerà e può migliorare per tutta la vita. Colto dagli alberi. Esatto. Grazie a Jacopo che sobbarcheremo di lavoro sempre di più, speriamo. Grazie a chi ci ascolta e a chi vorrà venire a vedere come siamo, cosa diciamo, come abbiamo trasformato la libreria rispetto a com'era prima. Ma io direi che chiunque voglia venire in libreria per far sì che sia un proprio luogo, un luogo, non solo un luogo di Saronno, ma un proprio luogo, un luogo nel quale stare bene, nel quale sentirsi protagonista, insomma siete benvenuti. Se chiunque voglia venire è veramente benvenuto. E qua ci trova 7 giorni su 7. Ed è una ricchezza che fa sì che proprio questo progetto assuma le connotazioni per le quali noi e tutti i nostri soci e non solo ci siamo battuti. Grazie.